tutti gli sguardi su questo giocatore. Ha segnato 3 gol nelle ultime 3 gare, è in stato di grazia, ogni pallone che tocca finisce in rete. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Trasferta esotica oggi, ci troviamo infatti a Riyadh per il match del King Fahd Stadium. Bentornati sulle frequenze di ATV da Piero Gipardo e Daniela Dani. Si gioca per il campionato per i 3 punti. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. È sempre un piacere, Piero, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Ospiti che possono contare su una difesa solida, la meno battuta del torneo. Vedremo se si confermerà. La difesa è il punto forte della formazione ospite, la più difficile da scardinare del torneo. E quindi io mi aspetto un'altra prova solida di tutto il pacchetto arretrato. Questo è l'11 titolare con cui scendono in campo i padroni di casa. 4-3-3 classico è il loro modulo di partenza, con i 2 esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Questa è la scelta del tecnico degli ospiti per il match di oggi. La scelta del tecnico è caduta sul 4-4-2, mi pare chiara l'intenzione di fare la gara senza però scoprirsi troppo. Sistema tra i più dotati in assoluto, garantisce un certo equilibrio tra i reparti e può essere variato facilmente in corsa. In base anche alle esigenze, per me sono ottime le intenzioni, ora aspettiamo il verdetto del campo. Ha spazio per andare. Spazio per il cross. Palla in out, si ripartirà con un calcio d'angolo. Palla toccata corta. La mette in mezzo, non riesce a spazzarla via. Entra nettamente sul pallone e recupera. Sicuro qui il portiere che blocca. Vediamo cosa inventa ora. C'è spazio per il cross. Intervento importante col tuffo. La mette in mezzo. C'è la respinta, pallone ancora buono. Pallone invitante. Attenzione al tiro. Ha optato per la potenza. Se avesse inquadrato la porta avrebbe potuto far male al portiere, ma non è andata così. Com'era? La potenza è nulla senza il controllo? E qui l'ho dimostrato, alzando troppo la mira. Che Fonfoné avvia nell'uno contro uno, muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Intervento super, da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. Si accentra Sissé, giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Tentativo respinto, buono intervento in tuffo del portiere. Pallone in mezzo,
Intervento così così, palla ancora pericolosa. Lo salta con un numero. C'è campo per andare, attenzione. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Kitke Ofonfone. Può crossare. C'è spazio, attenzione. Che gol fantastico! Ha trovato la rete con una volée spettacolare. Rete che va però divisa a metà con l'autore del cross, davvero magnifico, come possiamo apprezzare anche da queste immagini. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Avanza sulla tre quarti. E c'è il gol, che reazione! Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Rivediamo l'azione del gol qui. Il pallone messo in mezzo era davvero invitante. Quando si dice usare bene la testa, Pierre, ha avuto tutto lo spazio e il tempo per prendere la mira. Da lì non poteva sbagliare. E il mister giustamente carica i suoi giocatori. Sono di nuovo in parità. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Se ne va di forza, può avanzare indisturbato, salva tutto con questo intervento. Prosegue l'avanzata, occhio, può crossare, provano a sfruttare il tiro dalla bandierina per portarsi in vantaggio. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro, beh, che fosse il rigore mi pare evidente. Terza verso l'interno. La manovra interrotta senza problemi. Occhio più alla ripartenza. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Incredibile, il pallone è uscito di poco. E la panchina era già pronta a scattare in piedi e risultare. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Genoa. Prima rete della partita per il Genoa. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 42 minuti di gioco. Grazie. Kitke Ofonfone. Si fa largo della tre quarti avversaria. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Prova ad andare. Palla che finisce alta sopra la traversa. Buon tentativo. L'alzata un po' troppo, probabilmente ha calciato con il corpo troppo all'indietro. E l'arbitro dice che può bastare. Dopo i primi 45, parità 1-1.
Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. C'è stato un gol nella partita che riguarda il Genoa, andiamo subito a collegarci. È arrivata la seconda rete per il Genoa, gol che è stato messo a segno. Possono passare in vantaggio e c'è un gol pazzesco al volo. La regia ci ripropone qui l'azione del gol. Tutto è nato da questo cross calibrato e perfetto. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Occhio che guadagna metri. Posizione ideale. Alza la testa, la mette in mezzo. Conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha sprecato una buona occasione qua per segnare, queste palle vanno sfruttate meglio. La spazza lontano. Ci sarà calcio d'angolo, attenzione ai saltatori che provano a sfruttare le loro abilità. Io passo la parola a Matteo Barzaghi da bordo campo. E c'è il gol, li hanno fatto subito, un'altra difesa evidentemente ancora sotto shock. La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Può metterla dentro. Taglia in mezzo. Ferma tutto con questo intervento rischioso. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Attenzione a questa occasione. In acrobazia! Traversone decisivo dal quale è scaturito il gol che stiamo rivedendo. Un'esecuzione al volo perfetta da mostrare ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. Occhio perché ci sarà una sostituzione. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Casri. Cartellino d'arrivo qui. Il giocatore era in posizione pericolosa. L'arbitro mostra il cartellino giallo. Direi che non poteva fare altrimenti, Pier. C'era la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro, non si è fatto cogliere impreparato. Arrivano aggiornamenti da una delle altre partite, andiamo in studio. L'arbitro ha concesso il penalty ai padroni di casa. C'è stato l'errore dagli 11 metri. Ha provato la botta di collo, gli è scappata finendo abbondantemente sopra la traversa. Sempre un solo gol a dividere le due squadre. 1-0 il punteggio dopo 68 minuti di gioco. Perfetto, grazie. Occhio alla progressione.
Kasri. E c'è il gol. Tentativo di rimonta. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Si riparte sul punteggio di 4-2. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Riescono a recuperare il possesso. Occhio all'avanzata. Kasri. Non può sbagliare da lì. Trovano ancora un altro gol. Che reazione! Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Una partita incredibile, bellissima, spettacolare. Stiamo vedendo molti gol. Subito le novità che riguardano il match del Benevento. Prima rete. Attenzione perché è solo. C'è fuori gioco, qui poteva andare in porta, ma doveva scegliere meglio il tempo. Occhio perché ci sarà un cambio. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Prosegue la sua azione. Sceglie la corsia centrale. Eccolo, il pareggio incredibile. Da meno 3 fino alla parità, una rimonta pazzesca. E con questo sono 3, Pier. Tripla. Sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra, si merita questo replay. Risultato di nuovo in parità, clamoroso, 4-4. Pallone che viene intercettato. Si gettano in avanti, il pareggio non basta. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Palla rubata in una zona pericolosa. Possono passare in vantaggio. E c'è il gol. Si portano avanti con una rimonta incredibile. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Un match pazzesco, ricco di gol, 5-4. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso.
Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. E questi sono tre punti che valgono oro. Hanno trovato il gol partita nei minuti finali. Mi sembra doveroso sottolineare l'atteggiamento di questa squadra. Non ha mai mollato, madre mia. Siamo qui con il mister, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Abbiamo finito. Grazie del suo tempo.